È notte. La luce della luna che filtra tra le nubi e la nebbia di nord di Trudvang, che è sempre presente, illumina un villaggio. Un villaggio composto principalmente di fattorie, una chiesa con davanti i pali sacrificali che svettano alti quasi a raggiungere la luna, e una casa ben adornata, molto grossa, dove da una porta socchiusa si vede una luce calda filtra dalla porta. A questo punto la telecamera si sposta sulle strade del villaggio, si avvicina alla porta, la porta si apre e la telecamera inquadra una sala, con una grande sala con un falò al centro che illumina con una luce calda tutti gli interni, e molte persone sono radunate attorno a questo falò a sentire un nomade, un bardo, che è venuto a raccontare leggende e miti di grandi eroi. Con una mano il bardo prende una polvere che soffia sul fuoco e un bagliore verdastro illumina la stanza, e da lì parte a narrare di una storia di un eroe che ha scacciato i Vildar dal nord, ha preso pezzi di terreno che un tempo erano appunto dei Vildar, ha protetto fattorie, ha fatto crescere, ha fatto prosperare gli Stormlander al nord con le sue gesta. Si parla di quest'eroe come un purificatore. Aveva con sé anche un medaglione che dice la leggenda, che purificasse e che non fosse stato forgiato da mani umane. Infatti era intarsiato in maniera perfetta nell'oro, e una gemma di colore dell'arcobaleno era incastonata al suo centro. Per farvi una reference, è l'archengemma dello Hobbit. Okay. Questo medaglione che portava sempre con sé fu la sua rovina, perché quando gli uomini osano troppo succedono brutte cose. Infatti questo eroe andò a sconfiggere, a purificare una creatura corrotta che il suo cuore si dice che riporti in vita le persone, ma che le riporti in una forma non più umana. Ma da lì si persero le tracce. Con un'altra soffiata di questa polvere e lo stupore della gente, la telecamera va in nero. Vi svegliate con questa scena che tutti avete sognato, che ormai popola i vostri sogni. Soprattutto una cosa: il medaglione. Il medaglione potrebbe essere la risposta che cercate per il problema del villaggio. Infatti nel villaggio, da parecchio tempo ormai, una malattia ha corrotto le fattorie, ha corrotto le piantagioni. Gli animali non producono più niente e addirittura muoiono in strane situazioni. Questo è accaduto da quando un Vildar magico sicuramente, ha fatto cadere una goccia di un liquido nerastro sulla terra e, intonando parole di
oscure, ha buttato una maledizione sulla terra. Da qua a turno vi potete pure presentare, vi potete descrivere e ditemi pure una scena della vostra, diciamo, vita quotidiana. Potete iniziare a chi vuole. Su. Sì. Ma io andrei in ordine di come sono disposti su... no, come sono disposti su Twitch, che ne dite? Ma allora inizio io. Vai! Sverrir si alza dal suo giaciglio nel mezzo alla foresta e si guarda un attimo i palmi delle mani e si guarda intorno per capire perché si è appena svegliato a questo sogno intenso e è strano che sogni certe cose, anche perché la vita in società è da molto tempo che non la vive. Si guarda intorno, si alza dal suo giaciglio, prende e va vestito di tutto punto, con una vecchia pelliccia abbastanza logora e insudiciata di sangue e polvere, verso un ruscello lì vicino. Prende dell'acqua, se la versa in faccia, si dà una pulita, si guarda riflesso nella ciotolina che si è portato insieme per berla e si tocca la sua cicatrice sul volto. Si rialza un attimo e parte alla volta della caccia mattutina. Ok. Arbard. Cioè troppe R. Arbard. Beh. Arbard. Diciamo bene fino ad ora. Classico. Arbard è un uomo alto, su ben oltre la quarantina, cioè quasi più è sui 50 che sui 40. Ok. E ha ormai i capelli grigi e una folta barbuna, anche questa, anch'essa grigio-bianca. Se ne sta nella sua bottega e sul retro sta maneggiando delle erbe che sembrano appena raccolte e le sta componendo in una boccetta e che poi mette sul fuoco e basta. Ok, good news. Allora, Gunnhild è una giovane donna nel fiore degli anni, poco più che ventenne. È la classica donna vichinga, bionda, con tutti i capelli acconciati, con treccine e perline, ha questi occhi azzurri, il classico azzurro scandinavo. È, diciamo, di media altezza, bella formosa anche, muscolosa. E diciamo la giornata tipo di Gunnhild è su un campo di battaglia e vediamo Gunnhild che tira via l'ascia da un corpo e la pulisce dal sangue sulla maglietta e poi ci sputa sopra per lucidarla. Okay. Else. Else si sveglia dal suo letto, si alza e prende la sua boccia di liquore avanzato dalla sera prima. Dà una gozzata
che è secchio. Esci fuori. La serata prima l'ha passata parlando con gli uomini nel villaggio e cercando di capire che aria tirasse. E niente, esce fuori, fa un ringraziamento a Windirna per il fatto di essere ancora viva e si tira, si tira su il suo cappotto di pelliccia, prende il suo bastone sacrificale e va a prendere il suo libro che sta scrivendo, tutto l'occorrente, prepara il suo sacco e parte per cercare un sacrificio da fare alla sua dea. Ok. Aslan. Ok. Una donna con i capelli neri raccolti in delle trecce e ai lati completamente rasata, potreste notare delle cicatrici, forse si direbbero inferte con il fuoco, con un giuzzone ardente. Al momento ne ha solo due da un lato. Questa donna con un volto molto serio, molto calmo, è vestita di bianco e si dirige verso il palo sacrificale con un capretto abbastanza giovane. Davanti a lei ci sono riuniti altre persone vestite di bianco, un paio di uomini e una donna e delle persone del villaggio. La donna alza il capretto, lo lega all'anello e estraendo un pugnale ricurvo e intarsiato gli taglia il collo. Le persone vedi che fissano questa scena quasi estasiate dal momento, mentre il sangue cola all'interno di una bacinella. La donna, sempre con un sguardo molto, molto calmo e molto serio, va verso una delle altre persone vestite di bianco e porge la bacinella in modo tale che quest'uomo possa bere il sangue. Vedi che vedete tutti, a parte Sverri, che è fuori nella foresta, vi vengono a chiamare delle guardie che vi fanno cenno di seguirvi senza neanche dire niente. Vi portano davanti a alla casa lunga che sapete di essere dell'Oriano. Vi fanno entrare e davanti a voi in una stanza vedete appunto lo Jarl seduto in una posizione comoda che aspetta, e appena vi vede entrare mi fa: eccoli qua, avete sentito, no, la storia del bardo? Forse potrebbe essere l'unica possibilità per salvare il nostro villaggio. Si riferisce a Else, che sa non essere di qua, perché comunque in un piccolo villaggio i viaggiatori si vedono subito. E fa: tu sei una persona che si intende di viaggi, ti andrebbe di guidare questa spedizione? Laggato, vai, dimmi. Scusa, ti andrebbe di guidare questa spedizione? Se è cosa che ti interessa, sarebbe agli occhi degli dei un onore. Beh, non hai bisogno di indurarmi la pillola, l'avrei guidata lo stesso. Devi solamente trovarmi degli uomini adatti. Eccoli qua. La migliore
guerriera che ci sia, a protezione del nostro mistico, che sicuramente potrà utilizzare o comunque capirci meglio del medaglione, se fosse davvero qualcosa forciato dagli dèi. E Arvald, lui vi potrà curare o comunque esservi utile in caso ci siano dei feriti. Però servirebbe un'altra persona, qualcuno che si intenda di caccia, di foreste. Da qui, se non per un villaggio, sono tutte terre selvagge. Le ho visitate molto durante i miei viaggi, non è un problema per me, forse non ne ho così bisogno. Anch'io conosco piuttosto bene la zona e me la intendo un po' di caccia. Di chi si tratta però? Di chi si tratta però? Veramente sto chiedendo a voi. Qui ci sono soltanto contadini e guardie. Un qualcuno del genere, forse... Nella foresta qua vicino ho incontrato un personaggio bizzarro, però sembrava vivere nella foresta, quindi se non sapesse cacciare penso sarebbe morto. Ho capito di parlare di quel tizio strambo che ogni tanto viene qua e porta pellicce per poi comprare oggetti necessari alla sopravvivenza e se ne torna via. Esatto, sì, quello brutto. Non voglio pesi nel prodotto. Se questo è in grado solamente di cacciare pellicce, bisogna viaggiare per lunghe miglia. Beh, ma le pellicce non le cacci, cacci gli animali, quindi insomma... Sa cacciare anche le erbe. Potresti... ti tiro un'occhiata. Io non sono molto intelligente, quindi per me era una puntualizzazione necessaria. Sì, infatti lo so per quello che ha. Sì. Bene, allora potrei sentire un incontro. Se mi potete organizzare un incontro, voi che lo conoscete, Arvald. Beh, ora conoscerlo non tanto, mi ha indicato delle erbe una volta, ma posso provare a incrociarlo. Facciamo una cosa. Vedi che chiama il suo aiutante, diciamo, la guardia personale. Gli dice una cosa, che la guardia prende, se ne va. Torna con una lettera che per voi è strana, perché comunque, a parte forse Else, nessuno sa leggere e scrivere. Ah no, Else nemmeno, vero? Te sì? Ok. Vedi che la dà a te, Else. E fa: non c'è tempo da perdere, allora. Se lo incontrerete, leggeteli questa. Va bene. Ora vi daremo tutto il necessario per il viaggio e partirete subito. Per stormi. Lo diremo gli dei. Come faccio un dato? Vabbè.
Vabbè, come se avessi fatto. Vedremo gli dèi con i nostri gesta. Dobbiamo finire un sacrificio mentre esco. Ok. E infatti, la guardia vi accompagna fuori e chiude la porta. Volete fare un'azione? Volete prepararvi a fare un sacrificio per i due mistici? Oppure si taglia e si va direttamente alla partenza? È già andata a suo tizio, no? Sì. Però prima voglio fare un commentino. Mi giro verso Anval e gli faccio: siamo proprio sicuri che ci si possa fidare di questa persona? Voi maghi? Beh, ripeto, non lo conosco approfonditamente, l'ho incrociato delle volte nel bosco e mi ha aiutato a trovare le erbe che stavo cercando. Diciamo, sicuramente non è ostile a priori. Poi, visto che comunque bazzica la città per rifornirsi, però sai, non è un chiacchierone. Si è limitato a indicarmi le robe per esatto. Strana. Erbe, ce ne stanno nelle erbe. Erbe, cose, sì. Andiamo su, forza! Non c'è tempo da perdere. Mi tiro sullo scudo, mon Dio. Ah, tipo dietro, sì. Ok. Quindi, vi danno delle razioni. Non sono abbastanza per completare il viaggio. Anche perché la situazione è che il bardo ha detto a nord, ma non ha specificato dove. Però vi danno comunque un po' di razioni e partite. Io prima vado a prepararmi, perché ero vestita da rituale. Ok. Certo. Tutti vi preparate. Vi prendete tutto il necessario, quello che sia, insomma, che avete nell'equipaggiamento. Partite. E subito, dopo una mezza giornata, arrivate alla foresta, al bosco, dove Sverrir dimora. Per voi, chiaramente, per chi non l'ha mai visto, è un bosco, è il bosco, diciamo, dove principalmente i falegnami prendono la legna e poi la lavorano, quindi è un territorio noto, non pericoloso, o comunque se non per eccezioni. E passate. Sverrir, te vedi che chiaramente ci sono dei quattro persone, di cui alcune le hai viste al villaggio, Arvald per primo. Dimmi te se vuoi essere nascosto o se ti nascondi, diciamo, per non farti vedere subito. Sì, io mi nascondo per non farmi vedere e cerco di capire che intenzioni hanno, perché comunque sono arrivati fino praticamente al mio territorio, per capire se sono di passaggio o se stanno cercando qualcosa. Ok. Questo direi che io lo faccio dire a loro. Chiaramente voi immagino che state camminando. Beh sì, stiamo cercando qualcosa. Era questo il territorio dove avevi visto quell'uomo? Sì, l'ho incontrato da queste parti, solitamente. Allora, ci vuoi fare la guida? Ecco. Queste cose, te, voi volete parlare sottovoce o le chiacchierate normalmente? Esatto.
No, no, io la dico in maniera... Ok. Vedi, allora che lo senti. Continuo a seguirli perché non ho capito di come uomo parlano. Ok. A questo punto... Beh, se mi dici... Cerchiamo anche delle erbe, visto che ci siamo. Sì, io vorrei... Io vorrei cercare invece un po' di tracce... umane, ecco. Di... Boh. Ok. Allora... Ce l'avevo, vero? Seguire le tracce. No, avevo segnali delle terre selvagge, scherzo. Ok, quindi... Puoi sempre provare. Sarà molto difficile, sarà molto difficile, perché comunque... Ma tipo... A natura quanto è? A natura ho quarto livello. Ho più uno a cacciatore esperto. Ok. Allora, io direi che cacciatore esperto però non ti conta, perché chiaramente... Aspetta, esperto. Sì, scusami, cacciatore esperto. Vabbè, sì, cacciatore esperto ti conta. Quindi c'hai un livello solo? Quindi sì. Devi fare da 5 in giù. Tira pure. Ok. 13. Niente. Il sottobosco è troppo fitto. Non riesci a vedere niente. Ok. Hai notato qualche animale? Bisognerà fare un sacrificio prima di partire. Il sacrificio è un po' difficile fare sperando di catturare un animale con la spada. Andava preso al villaggio. O magari troviamo. Vai. Comunque non ho visto animali e mi metto a guardarmi intorno con aria un po' persa. Magari se troviamo questo tipo può trovarci da lui un animale, se è un cacciatore. Io cerco delle erbette. Ok. Fammi anche te natura, direi. Natura e basta. Sì, ho fatto 12. Sì, che... Quanto avevi? Ah, c'ho più 4 a natura, poi cioè, conoscenze natura o botanica, ma comunque non arriverà mai a 12. No, ok. Comunque se arrivi a 8 o 9. Sì, okay. Esatto. No, non c'è niente se non qualche muschio, ma sai che non ti servirebbe a niente, non hanno proprietà. Okay. Voi siete fermi o state continuando a camminare comunque? Tenendo la marcia. Sì, camminando. Però magari direi che non andiamo veloce, andiamo... Beh sì, un po' più lento, più insomma, lento, cioè, sto guardando giorno. Le erbe, dei cerchi nei pronti. Certo. Ok. Svegli, a te cosa vuoi fare in realtà? Vedi che loro sembrano, cioè camminano, hanno una direzione precisa, che è il nord, ma se non cercare qualcosa. Sono curioso perché da queste parti non vengono tante persone, però riconosco... Soprattutto non hai mai visto Aslaug che... Hai visto al villaggio, ma in una versione completamente diversa. Esatto, non ho mai visto né lui, penso, in queste foreste, né quello strano tipo con il bastone, né una guerriera. Esatto. La guerriera di solito, se vanno in più persone, però hanno di solito stendardi, hanno comunque, insomma, sono visibilmente diverse, in questo modo è strano. Io mi chino un attimo sotto l'ascella. Che cosa vorranno? No, non ci facciamo vedere qua. E continuo a seguirli piano piano in silenzio. Ok. Fammi al tuo puzzo. Ok.
Io mi avvicino. Io mi avvicino ad Harvard e gli faccio: sì, ma quest'uomo è mai stato a uno dei nostri rituali? Non vorrei che ci fosse nel nostro gruppo una persona troppo poco vicina a Stormy. Io no, non credo di averlo, non lo so, venivo bene al villaggio per vendere merci, non credo si sia trattenuto per i rituali. L'ho mai vista ai rituali oppure no? Sverri, rispondi di te, io sono sì. No, non mi hai mai visto i rituali. Immaginavo. Non che tu ne abbia memoria. Harvard, senti, non ho tempo da perdere, come si chiama questo? Questa è una bella domanda. Ti sei fatto indicare le erbe, non hai chiesto nemmeno il nome. Maghi siete proprio strani. Chiedi il nome a tutte le persone a cui chiedi indicazioni per qualcosa? Beh, quando mi danno informazioni importanti, magari li ringrazio e mi presento. Magari sì. Beh, spero che lo riusciamo a... È stato un buon incontro con un animale selvatico. Allora inizierò a fare così e inizio a urlare: esci fuori, per favore, vogliamo solamente parlare. Svelle. Diamo la sua descrizione. La sua descrizione? Sì. Se urliamo i suoi tratti fisici, magari capisce e parliamo di lui. Beh, aveva una cicatrice in volto. Ed era molto ricoperto da cose. Ok, lascia fare a me. Ehi, tizio cacciatore con una cicatrice in volto, ricoperto da cose, vieni fuori, vogliamo solo parlare. Da dietro un cespuglio. Stai parlando di me? No. Non andiamo ora in questo momento. Non è ancora il momento. E continua a ripeterlo. Ti spaventiamo tutta la cacciagione, se non esci fuori, poi la facciamo tutta fuggire a forza di urlare e camminare rumorosamente. Vieni fuori, vogliamo solo parlare. A un certo punto, da lontano, perché sono a più o meno una quindicina di metri, spunto dal mio cespuglio e gli faccio un fischio. È lui? È lui? Sì, è lui. Ehi, ciao. Vi faccio un cavolo. E vedete che ho arco e frecce in mano. Io spingo Harvard avanti per parlare. Else, fagli vedere la lettera. Vado a te. Non credo sappia leggere. La tiro fuori. L'apro. Abbiamo una lettera per te. La lettera? Leggo. Una lettera? Che cos'è una lettera? C'è scritto che in caso vi seguirà e vi darà una mano, per lui gli oggetti di prima necessità che di solito verrà a comprare saranno sempre offerti dal villaggio. Okay. E una cosa molto importante per te, soprattutto perché te la vedi, almeno che poi non gliela fai vedere, c'è un simbolo del corvo in fondo. Ok, io ho tipo flash da disturbo post-traumatico e rimango un po' impetrita per 2 secondi. E poi faccio: senti, non vogliamo farti del male, siamo venuti solamente a ingaggiare i tuoi servizi, sappiamo che sei un ottimo cacciatore, almeno così ci è stato detto. Annuisco col capo. Ed è ciò che ci serve, dobbiamo fare un viaggio, una spedizione verso nord,
In cambio dei tuoi servizi, tutto ciò che ti servirà d'ora in poi per il resto della tua vita lo potrai ricevere gratuitamente dal villaggio, tutti i beni che per adesso hai sempre comprato. Chi vi manda? C'ha un nome sto Jarl. Lo Jarl. Aspetta, aspetta. Vabbè, qui c'è un solo Jarl, no? In questa zona. Sì, 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 assolutamente. Sì, dai, per dire lo Jarl è brutto. Sì, 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 sì. Birgrim. Jarl Birgrim. Sento il nome, suona familiare a me perché è nel villaggio vicino. Sentite che mi abbasso un attimo al quel friccio e faccio, mi avvicino di due o tre passi fuori dal coso. Sono del villaggio. No, ora vado a parlare. Dove state andando? E mi vedete con questa cicatrice che mi squarcia praticamente il volto, ma è proprio una ferita aperta con della carne aggrumata dalle parti, e quando mi avvicino sentite anche un leggero tanfo immerso in questa pelliccia di lince completamente sporca di terra e sangue, e vedete anche un attimo i lineamenti del mio volto con una barba abbastanza sul grigio. Ok, a nord. Perché? Accetti? Se accetti spiegherò tutto. Vedi che rinfodero l'arco. Cosa dovremmo fare? Non lo so. No, non lo so. Aspettate un attimo. Non lo so. Cosa sta parlando? Tutti amici simpatici. Ai, Herbald. Dove siamo diretti? Ripeto che non lo conosco. A nord. A nord in un punto preciso? È per questo che ci serve, per orientarci a nord. Sono spacciati. Sono spacciati. Ah, perché c'è. Sono spacciati. No? Vi aiuteremo. Siamo bravo cacciatore. Vi aiuteremo. Oh, bravo, bravo, e li batto sulla se provi ad avvicinarti mi okay. Allontano di 3 metri. Ok, scusa, non ti volevo fare male, scusa. Era un segno d'amicizia. Amicizia? Voi non siete miei amici. Volevo diventare. Ci sarà tempo, Gunnild. Adesso non è questo l'importante. Senti, come vi chiamate? Io sono Gunnild, piacere. Io mi chiamo Arnvald. Erbi. Esatto. Mi ricordo di te. Sì, ci siamo già incontrati. Fai spaventare sempre gli animali. È lui. Mi dispiace, ti ringrazio ancora per le erbe. Tu sei la mistica? Sì, mi chiamo Aslug. E ti guardo fisso negli occhi, proprio impassiva, ma fissa negli occhi. Per un certo punto, per interrompere lo sguardo, sputo per terra e fisso l'altra che finora ha parlato. Io sono Sverrir, ma potete chiamarmi anche Jorn. Ok. Che sapete vuol dire cervo. Ah, ok. Tutto più chiaro. Sì, bene. Mamma, dove vi devo portare? E allunga la mano per prendere la lettera.
Sai leggere? E ti facendo di dargli la lettera. Prende la lettera, se la mette in tasca senza neanche guardarla. No, prova. Quindi? Beh, Svevil, la situazione, non so se te ne sei accorto, è un po' complicata di questi tempi. Te ne sarei reso conto delle terre come sono messe. Un maleficio, forse qualche dio straniero ha fatto questo e noi dobbiamo cercare una cosa per rimediare. Sappiamo solo che è a nord. E qui su ventri te. Perché io non sono mai uscito dal villaggio, quindi. Vedi che mi metto un attimo le mani dentro la pelliccia e fuori. Tiro fuori una mela un po' marcita, gli do un morso, la rimetto in tasca. E fo. Volete? No, grazie. No. Non credo nemmeno tu dovresti mangiare. E vi faccio bene. Seguitemi allora. Se siete diretti a nord. E mi incammino verso nord. Bene. Non mi hanno detto altro, io vado verso nord. Le terre conosciute. Si durano due giorni alla fine. Quindi vi accampate, vi rincamminate per poi arrivare a quello che anche Svevir non si è mai spinto così tanto oltre. Quando arriviamo lì io glielo dico proprio. Certo. Il tempo è molto molto brutto, molto nuvoloso e fa molto freddo. Meraviglioso. Tempo perfetto per viaggiare. Sì, soprattutto nel nord della... prima di... cioè c'è un punto in cui ci dici appunto che è il posto ultimo che hai visitato, no? Sì. Quindi qua fine terre conosciute. Ok. No. Credo terre sconosciute. Bene. Credo che sia giunto il momento di fare un sacrificio agli dèi. Sì. Raccogliamo quanto Si sente molto basso, si sente basso. Ragazzi, sì, capito. Bene, ho detto laggo e togli la riduzione del rumore. No, cioè proprio internet. Ah, ok. Vai, ora si sente bene comunque. Ok. Raccogliamo quanto è possibile. Non lo so, avete razioni, avete qualcosa da offrire, che volete offrire agli dèi? Di base le razioni non si offrono, Ci deve offrire serve il sangue. Sono offerte di sangue, ok. Niente cibo. Non è un'offerta per quello, di per cibo, è un'offerta di sangue, capito? Ok, scusami. Se poi riusciamo a prendere un animale vivo, possiamo comunque farla. La serve vivo, deve morire nel sacrificio. E io ti guardo, tiro fuori di nuovo la mela di tasca, va dentro un'altra volta e te la porgo. Bene, allora, comunque piacere. Il sacrificio, tieni. Sverri, non è che potresti trovare una... qualche bestia da sacrificare? Ci basterebbe anche un paio, due o tre scoiattoli. Sì, scoiattoli. Sono gli animali giusti per questo. E io semplicemente vi rispondo: per mangiarli? No, per il sacrificio. Poi si potranno anche mangiare volendo, però prima per il sacrificio.
E vedete che mi allontano un attimo e vi faccio cenno con la testa e scuoto il capo. Poi mi dice: questi sono pazzi. Perché siamo andati con loro? Non mangiano il cibo, lo buttano. No, va bene. Che cosa vi serve? Ci serve almeno un paio di scoiattoli vivi. Non morti, vivi. Sono ancora più pazzi. ve lo procureremo, non vi preoccupate. E datemi un po' di tempo. E vado a cercare questi scoiattoli vivi. Non mi impegno più di tanto, cioè lo faccio, però se è difficile, buona. Ok. Allora, il terreno di caccia che te conosci non è molto ricco, però qualcosa comunque trovi sempre. Quindi a questo punto ti direi che mi fai un bellissimo tiro su caccia e pesca. Esatto. Fatto 6 e ho natura già 10 più 3, quindi 13 va. Ok. La caccia dura un paio d'ore, perché cacciare non è facile questo gioco. Soprattutto è un dispendio di tempo non da sottovalutare. Però riesci a catturare effettivamente quello che ti avevano richiesto, o comunque della selvaggina piccola. Ok, prendo la selvaggina che ho raccolto, la divido a metà, una parte me la metto nella sacca e un'altra parte gliela porto, ovviamente. Ok. E gli porgo la selvaggina già morta e te la porto. Con questo non ci si fa molto. Abbiamo detto vivi, Sverrir, vivi. Io li guardo come per dire: li prendete per il culo? Perché, e vi faccio: sono scoiattoli, come faccio a prenderli vivi? Infatti non lo so. No, io li vado a comprare al mercato di solito. Con delle trappole, ma non le sa costruire. Siamo in due. Misticati. Vi porgo i conigli che ho raccolto, vi faccio che vi vadano bene per i vostri sacrifici. E mi allontano. Mi trovate là su quell'altura e vado a controllare. Direi che questi, e prendo questa selvaggina per il collo, a mucchio, proprio a mappazzone, a bouquet. Questi non si possono utilizzare, uno di voi li sa scoiare, almeno ci mangiamo stasera. Che abilità serve per scoiare gli animali? Vabbè, se avete un coltello vi scoiate, Cioè, se lo fate fare a Sverri, perché semmai se ne occupa, se ne sa fare meglio. Sì, forse sì. Fa tutto lui, poveri. Io però... Master, io posso provare a cercare un animaletto vivo? C'ho anche qua, c'è pesca. Principalmente è come lo catturi. Come ho detto prima, se vuoi... Sì, ci sarà un malus molto grande e ti ricordo che la caccia occupa molto tempo e già inizia a far buio. Ok. Quindi, vuoi? Diciamo che finché non fa buio mi ci metto, mi ci applico, perché non è più buio, non è che mi allontano troppo. Okay. No, certo, stai in una zona di caccia, però comunque devi setacciare un po'. Ok, fammi un tiro. Ah, 10. Ok, quanto hai a natura più cacciare? Totale?
devo aggiungerci anche cacciatore esperto? Cacciatore esperto, sì. Sì. E caccia e pesca, se ce l'hai. 7. Ok. No, non ce la fai, comunque. Cioè, avevi anche un malus. Certo. No. Vedi qualcosa, ma ti scappa. Vedi che non riesci a avvicinarti così tanto da prenderla. E ora è buio. E inizia a fare molto freddo. Allora, mentre torno, raccolgo un po' di rametti, di legnetti. Ok. Io inizio a fare le preparazioni per la notte, mentre loro sono a fare i loro rituali strani, cacciare senza avere esperienza. E lo faccio più su un'altura, proprio per avere un po' di visione, se c'è un posto un pochino più alto, anche per avere una visione dall'alto della zona. E so che tanto i predatori, se ci sono, attaccano comunque, quindi in maniera uguale. E accendo anche il fuoco. Okay. Vicino a un riparo più o meno che imbastisco. Quindi trovate la posizione giusta, vi accampate e comunque immagino che farete anche un turno di guardia, perché siete nelle terre selvagge. Ok, fatemi un tiro. Tiratemi un D20. No, uno. Basta uno. Ah. Io. Che ha tirato? Io. Vai. 12. Ok. Ok. La notte passa tranquilla. Siete molto raffreddati. Avete molto freddo. Però la luce che filtra tra le foglie vi sveglia. E vi ricorda che siete in cammino, appunto, verso la vostra meta. E da lì in poi, niente più conosciuto. Quindi mi alzo e gli chiedo: quindi, da qua dove dobbiamo andare? Beh, quello Skald l'altra volta parlava di Vildar, forse potrebbe essere da quella parte che dobbiamo andare. Sono degli infedeli, quindi potrebbero centrare qualcosa. E il loro dio Esputo non è degno di essere rammentato. Ok, Esputo. e ti dico, va bene. Quindi proseguiamo verso nord. Ti faccio un cenno, la testa senza dire niente. Okay. Vi incamminate in quella che è una foresta sconosciuta a tutti. Camminate per una mezza giornata. Uno di voi mi faccia un bel tiro sui D20. Cioè io? 19. Oddio. Ok. Meglio ora che dopo. Sì. Vedi che una nebbia si abbassa su di voi, su tutto quello che vi circonda. Il suono della foresta, il fruscio delle foglie col vento, del cinguettio degli uccelli, tutto quieta, è un silenzio innaturale. Mi faccio segno di fermarsi, perché questa cosa mi puzzerà. Siete assolutamente, siete circondati da una fitta nebbia. Io mormoro tra me e me gli dei del caos e impugno l'arma, che in realtà tenevo così, non ce l'ho infilata nella bandiera, la tengo così.
era già pronta. Io estraggo la l'ascia. Io tiro fuori arco e frecce. Mi prendo dal mio sacchettino un sassolino e lo tengo in mano. Oh yeah. E io semplicemente gli dico: vado un attimo più avanti, controllo la strada, non perdetevi nella nebbia. E semplicemente guardo più avanti se noto qualcosa mentre loro proseguono nella nebbia, o se sento qualcosa più avanti rispetto a loro. Mi acquatto un attimo, sì, proprio sì, per sì, stare più basso e più meno sporgente, anche se tanto c'è la nebbia, quindi uso più i sensi dell'udito. Ok, non ti faccio neanche tirare, perché senti un suono, uno scricchiolio che si avvicina verso di voi. A passi molto leggeri. Vedi ormai molto vicino a te. La nebbia ti copre completamente quasi la vista, quindi vedi veramente poco da te. Uno scheletro che è immobile, fermo, con una spada rovinata in mano, che con questi che ha questi occhi rossi, che guarda con un tic, sposta verso di te lo sguardo e con l'altra mano ti indica. Io indietreggio, indietreggio e faccio per arrivare fino a loro che stanno camminando nel mentre davanti a me. Lui si muove. Lui si muove. Senti che continua a seguirti e senti dietro di te che gli scricchioli sono di più. Ok. Tiro, se posso, una freccia cercando di colpirgli il volto. Ok. E velocemente scatto all'indietro. Provo a scattare all'indietro. Ok. Direi che mi fai questa azione e poi a questo punto si tira iniziativa. Allora. Anche noi? Quanto te torni da loro? Sì, io praticamente scatto indietro per arrivare fino a loro e avvertirli di questa cosa. Perfetto, quindi sì. Quindi cosa ti devo tirare? Allora, mi devi tirare combattimento, combattere con armi e arco e frecce. Allora, come funziona il combattimento? Aspetta, come funziona il combattimento? Il combattimento, l'abilità combattimento dà dei punti battaglia che dovresti aver segnato sulla scheda, mm-hmm, da dietro di nella seconda pagina. Ok. Quanti ne hai? Punti battaglia 15. Ok, allora funziona così: te questi punti battaglia li puoi scomporre in quante azioni vuoi. Ok? Chiaramente, se te mi dici io faccio due azioni, quindi scocco due frecce, sarà molto più difficile colpire, perché a quel punto te farai 8 e 7 e dovrai colpire con l'8 o meno o col 7 o meno. Se invece mi dici faccio solo un'azione per essere quasi sicuro di colpire, te avrai la possibilità di colpire dal 15 o meno, se usi i tuoi punti battaglia. Ti ricordo che i punti battaglia servono anche per parare. Ok, ho già tirato, però tanto avrei usato per fare l'azione che ti ho detto, quindi attaccare e muovermi, non so se okay, muovermi è parte dell'azione. Muoverti servono punti battaglia. Ok. Quanti? A metro mi sembra. Esatto. Aspetta, perché ci sono tutti i manuali combattimento e nel... Ok. Allora, sono manuali separati? Sì, sono manuali separati. Allora, il muovere. Aspetta. Sì, due a metro, vero?
Ok, quindi 2 a metro. Te quanto puoi scattare all'indietro? 2 a metro, loro quanto sono distanti da me? Saranno 5 metri? Che... Ma neanche, no. neanche. Ok, allora... che te a 2 metri non vedi. Ok. Quindi te non ti sei sporto troppo. Ok, quindi allora faccio solo uno scatto all'indietro, okay, per raggiungerli. Ok. E... però ho fatto 18 sul dado, quindi... Quindi vedi che la freccia parte, ma passa vicino alla testa dello scheletro, che ti punta di nuovo così. Quindi mi allontano questi 2 metri. E ti arretri. Ok, posso parlare a loro? Assolutamente. Ok, e gli dico: ci sono degli scheletri con gli occhi rossi davanti. Penso che sia il caso di scappare. E inizio a indietreggiare ancora di più. Al mio prossimo turno farò un'azione di indietreggiare ancora di più, perché voglio telarmela. Ok. Perfetto, perfetto. Ok, a questo punto iniziativa. Come funziona, che... l'iniziativa? L'iniziativa funziona che voi dovete tirare il D20. Uh-huh. Scegliere l'azione che vorrete fare. Ok, sì. Quindi ad esempio colpire con l'arma, sottrarre il valore di la modifica dell'iniziativa di quello che volete fare, e a quel punto quello è la vostra iniziativa. Ad esempio, io ho fatto 20. Se uso la spada pesante, devo sottrarre 6, quindi parto dal 14. Esatto. Più l'esperienza in battaglia che mi dà più 1, quindi ho iniziativa 15 in questo, esatto, caso. Io. Esattamente. Ok. Quindi se io voglio scappare... Scappare è modificatore 0, perché chiaramente se ti muovi e basta. Quindi ho fatto 5... più 4 modificatore destrezza, più 1 esperienza in battaglia. La pelliccia mi conta e l'arco uguale? Sì. Ok, quindi... L'arco soltanto se lo vuoi, è intenzione. No, l'arco, la pelliccia sempre, l'arco okay, se lo usi. Ok, quindi ho 9. Perfetto. Okay. Perché non userò l'arco. Poi comunque puoi cambiare, è l'azione. Cioè se... prima che arrivi il tuo turno decidi di voler invece utilizzare l'arco, puoi modificare l'iniziativa a quel punto, esatto, e agire di conseguenza quando è il tuo nuovo turno. Esatto, è un'iniziativa variabile, fluida. Okay. Ok. Quindi io a questo punto direi che parto da 15, che è... anzi, aspetta, prima devo tirare anche per loro. Bene, perfetto. Ma io, scusatemi una cosa, un secondo, una domanda, ma sì, cioè, tipo io ho modificatore di destrezza più 4, e sì, quello lì lo devo sottrarre o aggiungere? Lo devi aggiungere. Ok. Sì, okay, più 4 okay, lo aggiungi, meno chiaramente lo sottrai. Ok, l'iniziativa in questo okay, caso vale il valore più alto, immagino. Esatto, sì, esatto. Sì. Ah, ok. Ok. Te però non ci hai detto fuggiamo, te ci hai detto ci sono degli scheletri con gli occhi rossi, quindi io... No, io ti ho detto fuggiamo. Ah, ok. Non ci hai descritto cosa c'è? Ho detto ci sono degli scheletri con gli occhi rossi, fuggiamo. Ok, okay. Se stai guardando anche la live, potete vedere lo scheletro, perché l'ho messo. Ah. Bello. Molto bello. Ok. Io ho fatto 13 comunque. Bene, quindi io parto da 15, che è la Hate, che okay, dovrebbe essere quella più alta. Okay. È quella più alta? Okay. Ditemi voi. Sì, anch'io scappo, quindi 13. Sì. Perfetto. Te hai fatto più, perché c'è comunque, comunque destrezza, anche per fuggire comunque, destrezza. Destrezza serve sempre. Ah, allora l'unica cosa che si sottrae... Se la vuoi utilizzare sono le armi, ma solo se no è... L'armatura c'è qui. L'armatura c'è sempre, perché ce l'hai addosso. E lo scudo? Lo scudo se lo vuoi usare. Ok, anche allora... Quindi se tu mi dici sì, io mi voglio parare, allora ti devi scalare anche quello. Ok, allora io ho fatto 17. Ok, quindi
Gunnir. Aspetta. Va bene, allora io se mi dicono, se i miei comandanti mi dicono di scappare, io scappo. Io non vedo niente. Senti degli scricchiolini. Appunto, mi sembra evidente che noi siamo assolutamente in vantaggio nella nebbia, quindi ecco, va bene che non sono brillante, però non sono stupida. Ok, bene, quindi 20, nessuno ha 20, 19, 18, 17, Gunnir, vai, è un asta, io scappo. Ok, quindi arretri di quanti punti battaglia? Tutti? La... cioè tanto fino a 28 scappa, torna si a casa. Si ricaricano ogni turno, no? Cioè sì, non... sì, assolutamente. Beh, finché non esco dalla nebbia, ce l'ho 28. Ok. Bene, ok, allora te corri. Sì. Vedi che la nebbia a un certo punto esci dalla nebbia e vedi che è proprio un banco. Ok. Quasi un banco di nebbia. Quindi è appunto qualcosa di innaturale. Ok. E te sei fuori. Perfetto. Quindi. E metto in posizione da battaglia se dovesse arrivare qualcosa di brutto, ecco. Ok, ok. Poi 16. 17, sì, 17. 15. 14. Ci sono io. Vai. Ok. Io inizio a recitare una preghiera strana. Ok. E provo a comandare a qualcosa davanti a me, che io immagino che sia uno scherzo perché me l'ha detto Svedir, però comunque non lo vedo, di stare fermo. Ok, di guarda se però devi vederlo. Aspetta. Perché mi sembra che tu lo debba vedere per imporgli qualcosa. Probabile. Very probabile. Anche perché vai via. In realtà non c'è scritto, c'è scritto soltanto tutto aspetta. Avversario però. C'è scritto un soggetto entro gittata. Per vedere. Vabbè. No, va bene, dai, se non c'è scritto il sol, va bene. C'è scritto, io non ho detto quello che c'è scritto, ma guarda, pensa. Facciamo così. A parte in effetti lo sa perché io l'ho detto, cioè sono lì due metri più avanti. Sì, sì, sì. Il soggetto è entro città, se è entro 5 metri dovrebbe riuscire a sentirmi, uno solo, Ok, ok, va bene, vai. Che devi fare? Mi comandi di andare via, tira. Io devo fare un tiro di situazione... fatto uno naturale. Ah, è critico. Devi comunque fare un tiro di situazione su intelligenza con valore 8. Vabbè. Ho fatto fallimento critico. Ok. Wow. Offri da bere. Ok. E comunque... No, non ti sembra sia cambiato niente, la situazione è questa, perché te non l'hai visto, quindi... Non sento rumori? Senti rumori di scricchioli. Ok, arretro anch'io un po', non troppo. Ok. Poi, qui, 13. Io. Vai. Io scappo. Bene. C'ho 9, di 9 punti. Ok, quindi sono 4... 4 metri, perché sono 2 per ogni metro. Okay. Ok. No, te non esci dal banco. Ah, non riesci a uscire. Sei ancora nella nebbia. Non sai dove sei. Ottimo.
Poi 12, 11, 10. Io vai. Vado indietro, seguo Harvard. Quello come si chiama? Harvard. Harvard. La R in fondo è opzionale. Cerco okay. di seguirlo nella nebbia. Ok. Con i miei 9. Ok. E cerchi di seguire la direzione di dove è andato. È molto complicato, però. Cioè, vai verso dove è andato. Vabbè, vado nella direzione. Vado esatto, nella direzione. Vai nella direzione. Ma anche te non esci dalla nebbia. Quindi siamo arrivati a 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, bene. C'è lui a 9. Ah, fatto. L'ho saltato. 9, vai. Io tanto te l'ho detto cosa faccio. Tutti i miei 15 punti, quindi 7 metri e mezzo. Ok, 7 metri. Ok, te riesci a uscire dalla nebbia. Ok. E vedo lei. Esatto, vedi lei che è pronta. Ok, chi è nella nebbia sente degli scricchiolini che si avvicinano sempre di più. E vedete uno scheletro uscire dalla nebbia, cioè che uscire dalla nebbia, che vi appare, vi entra nel vostro raggio visivo e attacca Harvard 1-2, Else 2-3-4. Ok, attacca Harvard. E ti prova a colpire con questa spada rugginosa. Poi è una bella setticemia. E via. E via. Te hai usato tutti i tuoi punti, quindi non puoi pararti. Aspetta, devi tirare per colpire. Ma fortunatamente ti manca. Col secondo attacco. Oh no. Molto difficile, eh? Però ha fatto critico. Ti colpisce e ti fa 7 danni. Ti fa uno squarcio con la spada sul petto. E inizi. Non sei ancora ferito, vero? Sono ancora ferito lievemente. Ferito lievemente. Che comunque sanguina. Anche se fortunatamente è stato attutito. Cioè, ti ha tagliato la parte del vestito e ti ha ferito. Quello che avevo comandato io sta fermo per un minuto, cioè sì, fa l'azione gli ho detto per un minuto. Sì, sì, infatti. Non so infatti. Sì, non è quello. Sì, vabbè, era per specificare. Sì, hai fatto bene a specificarlo. Ok, quindi cosa fate? Se volete scappare tutti, ditemelo. A questo punto ci sono quelli fuori dalla nebbia, che non serve più che tirino iniziativa perché sono fuori. Io però rimango lì finché non escono tutti, Sì. Io mi allontano di una decina di metri. Ok. E rimango in guardia perché voglio vedere anche se intorno a me quelle mostruosità non ci sono o non c'è altro, perché comunque okay. Ho sentito dei rumori e quindi che ho sentito sicuramente qualcosa è stato preso okay.
Sfrutti. Anche io voglio provare a scappare. Ok, certo. Ok, sfrutti tutti i tuoi punti oppure ti tieni alcuni per pararti? Io? Sì. Quanto mi serve per pararmi? Metà? Ma in realtà quanti ne vuoi? Chiaramente meno ce n'hai, più è facile, più è difficile parare. Vabbè, in realtà sono distante 10 metri, quindi mi sono già tolto quelli. A parte te sei fuori dalla nebbia, no? Sono fuori dalla nebbia, sì. Allora poi è a posto, no problem. Puoi guardarti intorno, però vedi che davanti a te c'è questo banco di nebbia enorme. No, no, ma mi guardo intorno e ascolto se ci sono altri rumori da altre parti, perché tanto davanti c'è la guerriera che sta proteggendo quelli che escono. Quindi, Arvald, Else e Aslaug. Cosa fate? Io riesco a vederli adesso gli scheletri. Te sì, assolutamente. Ok. Gli altri dipende, insomma, dipende te eri nella nebbia, vero? Io sì, non mi ero allontanata. Te non ti eri allontanata. Mi ero allontanata un po', ma non da uscire. Ok. Quindi ritiratemi iniziativa. Ogni turno c'è altra iniziativa? Esatto, perché cambia la situazione se vuoi fare una cosa di diverso. Io 17. Ok. 17, 7, 12. 12. 12. Beh, allora Arvald, puoi iniziare te. Che corri via, no? Indovinato. Ok. E quindi ho i soliti 9 punti, ne posso usare 8 per spostarmi. Esatto. Posso tenerne uno per parare. Sì, esatto, con l'uno. Però, ok, però ti basta per uscire dalla nebbia e sei, vedi appunto Gunnild che salva con lo scudo e Sverrir che si guarda intorno. Tutto bene? Ah, non tanto, sono stato ferito. Vai. Elsie? C'era prima. Sì. Sì. Uguale. Io vado uguale. Sempre verso. Corri via, anche te. Riesci a uscire dalla nebbia. E. Aspetta che metto la musica perché la finisce. E vedi i tuoi compagni, di cui Arvald colpito con uno squarcio sul petto. Ma salvi fuori dalla nebbia. Aslan. Cioè io mi guardo intorno, vedo che i miei compagni sono scappati. Aspetta, come l'ho detto, prima ci sono loro. Vedi che quello che senti uno scricchiolio e ti arriva uno scheletro. Ok. Che prova ad attaccarti. Ma fallisce. Allucinante. E col secondo fa di nuovo uno. Ma non è possibile. Ok, provo. Bravi scheletri. Provo a parare. Ok. Con la spada. È molto difficile, eh? Fai conto. Quanti punti vuoi usare? Ok, riesci a parare con la tua spada a due mani il colpo che voi da fuori sentite sting, che scintilla, e vedi che lo scheletro ti punta con il dito così. Io per tutta risposta provo a riattaccarlo. Ok. Uno. Critico. Bella. Troppo strano risultare per uno. Davvero? è stranissimo. Ragazzi, ho fatto uno. Ti tiro per i danni? Sì, tirami per i danni.
nel TA, eh. Ok. Ho fatto 8 nel TA. Ok. 8 più 10 più 9. 8, 10, 18 più 9, 27. Ok, 31 più 4, 35 danni. Ok. Coglioni. Ok. Per la gente che ci sta seguendo, Trudvang usa un... per le armi, per i danni, usa un tiro aperto, nel senso che, ad esempio, la spada di Aslaug, che è una mano, che è una spada a due mani, ha un tiro aperto da 8 a 10. Vuol dire che se lei tira da 8 a 10, può sommare e tirare nuovamente, finché non esce un numero sotto all'8, quindi... In questo caso ha fatto 35 danni, che con una spadata dirompente squarcia e spezza le ossa dello scheletro, che con una forza tale che la spada si infilza, percorre tutto lo scheletro, dalla scapola al bacino, per poi infrangersi a terra, e lo scheletro perde la luce negli occhi e cade. È mia nipote quella. È la mia amica quella. E vedete che il banco di nebbia si dissolve. Ok, intorno a me ci sono altri scheletri? No. Sono cagati sotto. Vedi che si dissolve... Soprattutto voi che eravate al limitare del banco di nebbia, si dissolve spostandosi verso una direzione, come se traslasse. Probabilmente sta seguendo quello che abita al suo interno. Vedi, bastava attaccarli. Sono un po' fifoni. E man mano la nebbia porta fuori anche Aslaug, che vedete appunto è ancora in terra con la spada. Io corro da lei. Stai bene? Tutto bene? Che è successo? Sì, tutto bene. Vedi che lo sguardo, nonostante il mio volto molto sempre passivo, il mio sguardo è un sacco acceso dal furore. Quello scheletro ci ha attaccato. Sarà stato mandato dagli dei della morte. Non credo. Credo che ci sia qualche mago, qualche mistico che li comandi al suo interno. Non credo sia un intervento degli dei. Beh, sarà un mistico degli dei della morte. Per terra sono rimaste delle ossa? Vedi che sopra Aslaug. Voi non vedete niente, ok? Aslaug, te vedi che le ossa diventano fumo per poi agglomerarsi insieme alla nebbia. Interessante. Che maleficio. Tranne che la spada rimane. Chiedo a i mistici. Non ne ho idea, ma forse la cosa migliore, devo vedere quanto dura. Se qualcuno vuol farmi conoscenza, volentieri. Io su conoscenza della religione ti dirò. Allora, conoscenza oppure mi potete tirare anche conoscenza se ce l'avete di spiriti, mi sembra ci sia anche qui. Sì, con sugli spiriti sì. Sì, ma non ce l'ho. Ok. Io voglio capire se è... Uno? Uno. Ok. Sai che queste creature si chiamano Salhele. E sono dei morti. Che vagano in queste nebbie, che sono
che sono praticamente dei portali verso un mondo dei morti, veri e propri squarci su Trudvang che collegano il mondo non morto, il mondo appunto dei morti, al mondo dei vivi. E questi sono alcuni che sono riusciti a uscire da questo varco e che camminano perennemente in queste nebbie. Ok, io voglio, cioè, vorrei sapere se so anch'io quelle cose che hai detto a lui. Ok, tira pure. Se è su religione tiro, eh? Sì. Giusto. Ok, ho fatto 8 preciso. Ok, sai pure te queste cose. Quei maledetti scheletri mi hanno ferito. Sei in grado di curarti da solo? Posso vedere. Posso provare. Se hai bisogno di una mano, io sono a tua disposizione. Sono alla mano ferma. In che zona siamo più o meno? Cioè siamo in questo bosco abbastanza fitto? È tutto bosco fitto. Ok, io mi rivolgo a loro e dico: non è il momento di accamparsi. Dobbiamo trovare un riparo più sicuro. Quindi per guarire, medicati veloce. Farò più velocemente che posso. Io voglio provare a medicarmi un po' sta ferita. Ok. Scusami. Ok, tirami cura artigiano pronto soccorso. No, scusami, cura guarigione pronto soccorso. Ok. Artigiano. Sì, infatti il bagno. Ok. Quindi c'ho 9. Fatto 10. Ok. A che livello hai a pronto soccorso? C'ho il livello 1 che okay. Mi dà più 2. Quindi guarisci di un punto ferita e ti praticamente ti bendi la ferita. Ok. Ok. Quindi d'ora in poi ora quella lì durerai, diciamo, ti curerai più velocemente perché è stata curata. Ah, ok. È stata trattata e quindi riprenderai vita più velocemente quando dormirete. Ok, ho capito. Ho fatto. Possiamo proseguire. Bene, andiamo. Che ore iniziano ad essere? Ma in realtà vi siete imbattuti in questa nebbia quasi subito alle prime luci dell'alba. Quindi sarà... Inizia a essere le 10, le 11. Da che parte dobbiamo andare, Sveglius? E gli indico la direzione del nord. Ok. Dobbiamo uscire da questa foresta. Se incontriamo altre cose strane, più che altro. Ok. Beh, basterà evitare le nebbie. Quelle lì sono... Nome da scioglilingua, Sanhelle, lì come si chiama? Sanhelle. Escono da degli specie di portali nel mondo della morte. Ma me lo stai dicendo? Sì. Sì, te lo sto dicendo. Quindi basterebbe evitare quelli. Evidentemente qua vicino ci devono essere qualcuno di questi portali. Comunque sicuramente il territorio non è molto amichevole. Beh, andiamo, muoviamoci. Else, quegli esseri mi sa che erano venuti per noi. Mi hanno indicato. Beh, credo che tu fossi viva, per quello ti hanno indicato. Credo che sentissero la mia affiliazione al potente Stormy. Io ho sentito questi discorsi. Sì, mia cara, sì. Sì, andiamo, che è meglio. Io sentendo questi discorsi sputo per terra con aria abbastanza impassibile, mi giro, vado un po' più avanti e faccio: sono disperati e sono pazzi, aiuto, aiutami te. E vado avanti a
cercare di guardare più avanti e indicargli la strada. Ok. Continuate in questa fitta boscaglia. Non è facile muoversi. Dopo qualche ora, verso mezzogiorno, inizia anche a piovere. Non sembra neanche giorno. Tra la poca luce che passa tra le nuvole nere e la fitta foresta, che chiaramente è una foresta... anzi, guarda, la metto anche... Ce l'ho, l'avevo anche preparata. Che è praticamente una foresta classica norvegese, quindi con questi alberi lunghissimi, ok? Altissimi. È molto faticoso muoversi, continuare. Ma è faticoso per quale motivo? Per il terreno. Per il terreno che non è battuto. E per appunto il sottobosco e la pioggia incessante che vi piove addosso. Per quanto chiaramente la foresta riesca un po' a tutire la cosa, ma ok, penso che qualche riparo possa darmi, possa darci una mano a, a proseguire nella foresta. Beh, alla fine quale riparo avresti in mente? Frenesia del maiale. Vuoi farlo? Nel senso se potrebbe essere qualche cosa che può darci una mano, lo faccio. Beh, alla fine le cose per fare il campo ce l'avete. Un riparo mobile, tipo una carovana, cioè tipo un qualcosa del genere, tipo un tettuccio mobile leggero, un ombrello grosso e tipo tandem ombrello. Ok, no, non vi servirebbe perché comunque la foresta, ripeto, è fitta e non, molte volte dovete camminare anche in fila indiana. Quello okay. Sto dicendo, nel senso, quanto mi potrebbe... Okay. Non ti servirebbe a poco, cioè arrivi tu, poi lo lasci perché non ti serve più, perché non ci passi. Essendo comunque lui ferito e non volendo un peso ulteriore, appena c'è un momento in cui ci possiamo un attimo rilassare, più che altro che non siamo in questa foresta molto fitta, e trovo un buon punto per stare sia in osservazione sia in tranquillità, glielo dico, glielo comunico e gli faccio: guarda, date, dovremmo arrivare lì e okay. Niente, questo, dimmi te. Ok, fammi un tiro su natura e se ci vuoi mettere anche, fammi vedere, natura più cosa ci potremmo mettere, esperienza sul terreno foreste. Sì, direi di sì, assolutamente, più sopravvivenza chiaramente anche. Ma non la passo perché ho fatto il shot di dado. Ma sarà per questo nuovo terreno. Però, o forse perché sei sconvolto da quello di prima, di quello che è successo prima. Ci sta, no, era anni, no, cioè penso di non aver mai visto una cosa del genere. Quindi sì, sono abbastanza scosso e quindi vi dico, non c'è un posto sicuro, dobbiamo proseguire. Mi dispiace, gli dico in maniera molto più impostata che sentimentale veramente, dico a Asbald. Arvald. Sì, tu. La notte sopraggiunge anche questo giorno. Vi accampate. Fortunatamente durante la sera le nuvole che vi hanno accompagnato per tutto questo viaggio, tutto il viaggio di oggi, fortunatamente vi abbandonano e lasciano posto a una fredda notte, ma almeno senza pioggia. Vi accampate e
Tiratemi un D20. Okay. Uno solo? Uno solo, uno solo. Tiro io. Vai. 11. Ok. Anche questa notte passa bene. Te, Arvald, recuperi? Te recuperi normalmente quanti punti? 4. Perché hai costituzione alta, sì. Alta. Ok. Direi che ne recuperi 6. Ok. Ok. Quindi dovresti essere a pieno, no? Sì. Bene. La ferita. Vedi che comunque è ancora. Ti fa male, però il sangue si è fermato e ha iniziato a risanarsi. Ok. Vi incamminate nuovamente. E in questo giorno passate, la foresta finisce. E passate da una pianura dove a molta distanza, ma fortunatamente il tempo ve lo permette perché non c'è nebbia, vedete delle case. Ma prima che voi riusciate ad arrivare lì, sentite un ululato venire dalla vostra destra. Quanto lontano? Non molto lontano, saranno a un 10 metri da voi. Io sfodero scudo e ascia. Vedi? Io salgo sul primo albero disponibile. Io mi sposto a sinistra. Siete in una penura. Ah, siamo proprio in penura. Ok, allora cioè, almeno che tu non torni indietro e tipo sali sopra la pianura, non c'è, ci sono soltanto sterpaglie e c'è qualche cespuglio dietro di me. No, fai conto, ci sono pianure nordiche, quindi praticamente sono aride. Ok, l'erbina veramente alta 3 mm e strati di ghiaccio che si ridanno su strati terrosi e sassi, soprattutto sassi. Forse è più probabile se tutti vogliono nascondere dietro a un sasso. Fai un cumulo di sassolini. Ci sono sassi grossi. Ok, cerco di acquattarmi un pulmino dietro a un sasso e tiro fuori arco e frecce. Ok. Proprio per... Però intanto vi dico cosa vedete. Vedete questi tre lupi e un lupo che è molto più grosso. Quindi quattro in tutto? Quattro in tutto. È molto più grosso e ha una faccia molto più cattiva, che con un ululato vedete che i lupi accanto a lui partano e con lui dietro. Voi fate intanto tutto questo, quindi vi preparate allo scontro, e almeno che non volete fare qualcosa prima che loro arrivino, quindi tipo ad esempio chi vuol tirare una freccia può tirarla. Ah, io voglio usare, lanciare il sasso e usare la magia per farlo diventare grosso. Ok, vai. Bello. Come funziona per la magia? Cioè, devo tirare... Per la magia te devi tirare magia, okay. E fare meno del meno del tuo della tua VA. Ok. Ah, e devi anche sottrarre il modificatore della magia, del livello, okay, della magia. In questo caso, cioè, costo modificatore c'ha 2/-2, quindi vuol dire che mi costa 2 di punti, esatto, arcani, giusto? Esatto, sì. E c'ho meno 2 a modificatore. Esatto. Quindi di qua c'ho 15, 13. Esatto.
fatto 9. Ok. Tiri questo sasso, anzi, descrivilo te. Allora. C'ho una sacchetta sul fianco che ci metto la mano dentro, tiro fuori non si sa bene cosa, lancio, si vede che è un piccolo sassolino e poi grido grido una parola particolare. Ok, il tuo nome è intanto già abbastanza e questo sassolino diventa una pietrona molto grossa, cioè è tipo una pietra tombale, quindi da tumuli, è abbastanza grossa. Ok. Che si schianta contro il mio bersaglio, che era uno di quei lupi. Ok. E quindi devo tirare danni. Sì. Danno è volato comunque. 4 danni. Ok. Vedi che colpisci questo un lupo, uno di quei 3 lupi che sono più piccoli. Lo ferisci, senti che piange per il colpo. Okay. Per poi comunque continuare la corsa. Ok. Avete chi vuol, se volete Sverrir non penso perché dietro una roccia. Else, se te vuoi tirare per con l'arco puoi farlo, se no si tira iniziativa. Credo okay. Di avercelo nemmeno. No, l'arco non ce l'ha. Ah, ok, a posto. Infatti. Vedi, ti metti dietro a un sasso e stai lì. Sì. Sverri. Sì, sì. Ok. Non avevi detto il mio nome, pensavo. No. Ho detto, ma a chi si riferisce? Ok. Quindi, a questo punto entrate in combattimento e prima mi sono dimenticato, perché è la prima volta anche per me, che c'era da tirare paura. Ora, questi non penso che ci sia bisogno di tirare paura perché sono lupi, quindi capita molte volte di vederli, però guardo un secondo perché... Oddio, te lo sai che mi fanno paura. Sì, te sì, infatti te la tirerai. Hai paura dei lupi? Vabbè, giusto, ci sta. Ma nemmeno per quello grosso? Cioè, infatti ora devo vedere un secondo. Ok. Perfetto, allora mi tirate un D10. Fattore paura? Esatto, se avete psiche alta togliete il fattore paura. Niente, 0. Anch'io 0. Ok. Dov'è il fattore paura? Su psiche. È quello dato dalla psiche. Se hai più 1 devi sottrarre 1 al tuo figlio. Ah, psico più 2. Quindi hai più 2. Devi sottrarre 2. Okay. Esatto. Io ho fatto 3. Ok. Quindi io ho fatto 8 perché ho fatto 10. Ok. Quindi hai 6. Okay. Ah, sì, 10. Ok. Te mi fai Sverdina. Mi tiri un altro di 10. Perché hai fatto 10. Sì, ho fatto 8 in realtà. Hai fatto 8 di dado o 10? No, 10 di dado. 10 o... di dado, ok. Tira di nuovo. 3. Perfetto. Te ti pigli 10-11 punti e Arvald? Io ho fatto 3. Hai fatto 3, a psiche hai? Ho fatto 5 di dado e a psiche ho più 2. Ok, perfetto, allora 3. Segnateveli, sono nella seconda parte della scheda mi sembra. Paura, sì. Esatto. Quadrettini, sì.
Quindi sono a livello 1? Esatto. A livello... Te sei tra a paura livello 2, che sei spaventato. Hai meno 1 al valore di abilità di tutti i tiri. Perfetto. E anche un meno 1 all'iniziativa. Quindi okay. È perfettamente riscontra quello che in questo caso sei. Ok, e da qua... Io invece che devo segnare? Te invece sei sempre in ansioso, perché sei, hai solo 3 punti. Sei sempre nella prima fascia. Perché le fasce vanno da 0, da 1 a 10, da 11 a 20, da 21 a 30, la terza e così via. Ok, ok. Ok. C'è una prima fascia, quindi non c'è conseguenza. Esatto, la prima fascia no, sei soltanto ansioso. Cioè sei chiaramente in stato di cazzo, mi stanno attaccando. A questo punto potete pure tirarmi iniziativa e dirmi cosa volete fare. Anch'io uno. Oh, che anch'io uno, non ci credo. Adesso. Oh, yeah, yeah, ma che figa. Quindi io ho meno 1 all'iniziativa. Sì, esatto. Quanto sono distanti i lupi al momento? Al momento sono a 4-5 metri. Perfetto. Ok. Io ho fatto 0. Ok. Io avrei fatto meno 2. Lo conto come fosse uno 0. Si può andare anche in negativo. Si può andare anche in negativo. Okay. Io ho fatto 8. Buono. Sei ancora meno pronta di me, che ho fatto 7. Zero. Bene. Agiscano quanto meno? Meno 1. Ok. Agiscano comunque prima i lupi, perché hanno fatto 20. Vedete che meno. I primi 3 lupi, che sono quelli più vicini, vi attaccano uno per uno. Attaccano allora. Io sto davanti, è proprio così. Ok, quindi Gunnild di sicuro. Sì, sì. Arvald e Elsa è stato dietro, immagino. E Aslaug, anche te stai davanti. Io sì. Ok, quindi uno dei. Gunnir e Aslaug venite attaccati e Arvald e Else, guardiamo chi attacca come prima, Else questa volta. Oh, meno male. Vedete che vi balzano addosso e vi cercano di tirare un'artigliata e vi prendano tutti e due? Il primo faccio Gunnir, faccio da Gunnir, Else e Aldog. Ok, posso Gunnir, provare a parare? Sì, puoi provare a parare. Ridimmi come si fa a parare? Devi usare i punti battaglia. Punti battaglia. Quanti punti usare? Esatto. E poi non li posso usare, non li uso poi per dopo. Esatto. Ma i punti battaglia si usano anche, cioè, per castare una spell? No, per castare una spell no. Ah, ok. No. Però se usi la spell, usi tutto il tuo turno. Ok. Cioè, però poi... magari punti battaglia per pararmi eventualmente? No, perché è come se tu stessi tutto il tempo a... Devi fare, a quel punto dovrai fare un tiro per rimanere concentrato, se ti attaccano mentre stai facendo la magia. Dopo fatta, direi che volendo... Cioè, tipo è una istantanea. Anche se è istantanea ti prende comunque tutto il turno. Sì, diciamo che fai solo... No, oddio, ti puoi parare. Però devi mettere anche il modificatore dello scudo. Ah, o del bastone, insomma. Okay. Sì. Okay. Allora, io uso 10 punti... Ok. Punti battaglia. Ok. Tira e devi fare 10 o meno. Cazzo, 18. Niente. Il dado è fortunato. È troppo fortunato, non abbia dato. Ti dà un'artigliata. E fortunatamente però ti prende di striscio.
ti lascerà soltanto un po' il vestito e ti fa un danno. E al se ti prende. Vai, prova, però è molto difficile perché ti ha preso molto bene. Ti salta proprio addosso. Fai conto che hai... qui l'ho fatto 19. Perfetto, non ti dicevo neanche quanto meno, quanto avevi di meno perché non ti faceva bolle. Ok, ti attacca e ti fa 2 danni. Ti lascerà anche lui, anche lì. Ti fa un graffio sul petto, ma praticamente lo senti veramente poco. Aslak ti ha preso, se vuoi provarti a parare. Ne uso 9, eh? Ma 19 anch'io. Niente. Però anche a te ti prende di striscio e ti fa un danno. Vedete che il lupo dietro squadra Gunnir e si ti balza questa volta per darti un morso alla gola. Shit. Guardiamo se ti prende. E ti prende. C'è un motivo per cui ho paura dei lupi. Provo a parare di nuovo. Ok. E uso... Fai conto che hai un malus di meno 3. Malus di meno 3, ok. Ne uso... Vabbè dai, ne uso altri 8. Ok, quindi hai 5, 5 o meno pari. 9. Ok, niente. Beh, però è meglio di quella. Sì, sì. Morde alla gola, fortunatamente riesce a stringere poco, ma ti fa comunque 3 danni. Ok. Ora il problema è uno. Mi tiri un D20? Devo fare bene o male? Devi fare benissimo, quindi devi fare 20, cioè devi andare più su, più fai alto meglio è. 15. Bene, perfetto, perfetto. Questo è dato per il bene, questo è dato per il male. A questo punto sta a quello che ha fatto di più di tra voi, perché a questo punto loro hanno fatto tutti. Io sarò a meno 2. Io ho meno 1. Io ho 8. Else? 7. Bene, allora svegli. Quello che è riparato dietro una roccia che si caca addosso. Io vorrei tirare 2 frecce. Dimmi una cosa però, scusami, il mio combattimento con armi, archi e fionde non conta in questo caso? Assolutamente non... sì. Però ti dà punti ti dà punti battaglia, capito? Ok. Quindi te ora hai 15 punti da distribuire in quanti attacchi vuoi. Se te mi dici io uso sparo 2 frecce, sai che con il primo colpirai da 8 o meno, con il secondo colpirai dal 7 o meno. Ok, dato che sono impaurito c'ho un meno 1 a entrambi. Sai un meno 1 a entrambi. E quindi allora ti dico tiro tutto su un colpo. Perfetto, e quindi devi fare 14 o meno. Su quello grosso. Perfetto, va bene. Niente, faccio 18. Porca troia, cioè, guarda che se si giocava a D&D, se si giocava a D&D eri un asso stasera, eh? Sì, è giocato prima e non si vede, l'ho esaurita tutta lì la fortuna. Okay. E niente, ho tirato sul morino. Il ward, scusami, uno skull, si chiama così, vedi che Tio fissa. Come mi fa a vedere se non sono riparato di una roccia? Ti dimentichi che devi anche spogliarti per mirare. Eh sì. Almeno che non tiri a colombella. Posso fargli il tiro a colombella? Puoi. È per
Beh, oddio, per come hai, tirato effettivamente. Non si è sporto dal sasso e per questo non ha centrato. Effettivamente è vero. Vedi che lo scola e si guarda. Ha visto la freccia andare da un certo punto e dice: che è stato? Dai, ok. A speriamo si colpisca da solo a questo punto. Sì, no, facci. Elze. Scudo, così. E basta, vorrei utilizzare... Posso utilizzare i miei punti battaglia per proteggermi, giusto? Assolutamente sì. Bene. Ok. Quindi, a questo punto sta a Arvald, che ha fatto 0. Yes. Fattissimo il 0. Bomba. Ma, cioè, in questa situazione posso comunque lanciargli... L'incantesimo? Sì. Cioè... Sì, sì. Allora vorrei lanciare il sassinone contro quello grosso. Un mezzo zombie side. Così. Esatto, quindi bravo, voglio... Mio. Esatto. Esatto, voglio tirare il sassone contro l'abominio. Contro l'abominio. Vai, quindi quello grosso. Esatto. Vai. E... Vorrei usare 5 punti arcani in più, okay, per aumentare il dato del danno. Quindi per fare un sassone più grosso. Sì. Vai. Fatto 4. Bene, l'hai preso. Quindi l'ho preso. È sempre un 10, però mi aumenta il tiro aperto. Minchia, 1. Cazzo. Ok, lo tiri e questo sasso diventa un enorme tumulo che però si infrange vicino al lupo graffiandolo solamente, dandogli una botta sulla parte della schiena, ma che vedi che no, quasi non ha, non ha so, bene meno. Esatto. Top. Best punti spesi ever. Davvero. Io ho una domanda. Sì. C'è scritto, no, che l'ascia fa 3 attacchi. Sì. Quindi io con i punti rimanenti levo, cioè, sono divisi sui vari, attacchi. Non è che faccio un attacco, cioè uso i punti che ho per, cioè non, aspetta, prova a spiegarmi meglio. Sì. Non è... Io devo dividere i punti che mi sono rimasti per i vari attacchi, se io voglio fare 3 attacchi, sì, giusto? Tra attacchi e parate. Ok. Esatto. Quindi, cioè, per esempio, te puoi dividere... sei già parato con la tua ascia che ha 3 azioni, un'azione l'hai sprecato per pararti, anche okay, l'altra mi sembra sì, due. Oh, ah, ok, quindi ok. Un'azione sola per attaccare in caso. Ho capito, perfetto. Esatto. D'accordo, allora provo a tirare una sciata su chi è che c'avevo vicino alla gola, quello grosso? Sai, quello grosso e uno piccolo. Quello mi ha puntato alla gola è quello grosso, giusto? Sì, quello grosso è allora, puntato alla gola. Allora picchio lui. Provo a picchiare lui e uso i miei rimanenti 10 punti. Ok, perfetto. 1! Oh. Ho fatto 1! Buono, dai. Fai un bel tiro. Aspetta. 1, però ci aggiungo il più 4. Qui sono 5 danni. Ok. Che sfiga. Lo tagli sul volto. Vedi che gli esce del sangue, ma sta ancora fisso e ringhia. 10. Aslaug. Ok, io sono vicina a... C'hai un lupo piccolo. Ma sono vicina. Siete tutti vicini. Ok, base. Io provo a attaccare anche un lupo grosso. Ok. Che mi sembra il più pericoloso. 6, preso. Ok, vai. Guardiamo se fa come prima lo sciotta. Speriamo. 10. 8 3 Ok. Quindi
gli dai una spadata che lo tagli, gli tagli una parte del collo in maniera molto profonda. Vedi che lui piange di dolore. E vedi che quasi di fretta e furia ulula e corre, cioè, e si gira per andar via. Okay. A questo punto, se almeno che volete colpire i lupi e finirli, vi faccio tirare, se no direi no. Che se li, lasciate, se li lasciate andare. Ah no. Ok. Sacrificio un paio. Giusto. È che è difficile prenderne un paio di sennò sarebbe stato un bel sacrificio. Eh sì, sarebbe stato un bel sacrificio. Tanto posso difficile. Lanciargli lapidi per fare un muro. Puoi provare. Ok, quindi vedete che i lupi si allontanano, lasciando soprattutto dalla parte dello skull, che è il lupo capo, una scia di sangue. E anche Sverrir, te non senti più battaglia. Io mi avvicino subito a Gunhild, dove ti aveva preso al collo, giusto? Sì, sì, anche io vado lì. E ti tocco la ferita, cerco di tamponarti un po' la ferita. Tutto a posto? Sì, abbastanza bene, dai. Mi sono presa un po' lì per lì uno spavento, ma... Poi mi hai fatto un bel culo, accidenti, complimenti, si vede che... Beh, me lo stavi distraendo te, e gli faccio un colpettino con la spalla. È la prima volta che mi vedete ridere. Grazie per essertene accorto, caro. Come stai? Fammi vedere un po'. Quanto l'ha preso male? Ha fatto 2 danni, sì. Ah. Io quando sento le voci, le risate e gli scherzi abbastanza tranquilli, esco dal nascondiglio, gli faccio, guarda un attimo, vedi, non sono morti, non possiamo saccheggiare i cadaveri ancora. E vado più avanti e raccolgo la freccia caduta per terra che ho lanciato a Colombarale e gli faccio, siete stati bravi a combattere. Io da che avevo un sorriso mi giro verso Sverrir tornando seria. Ti stava bene là dietro? Al sicuro. Oh! Riuscirai a cavalcarla bene la tempesta. E mi rigiro, lasciando questa frase enigmatica. Mamma mia! Io un attimo... Cioè, lo vedi che sono un attimo... Che cosa ho detto? Che vuol dire? Che vuol dire? No. Proseguiamo allora. C'è un villaggio nelle vicinanze. Ottimo. Sì, pensavo che potrebbe essere una buona idea portargli qualche dono per farci ringraziare. Il miglior dono che possiamo dargli è non rompere le scatole. Quanto possiamo essere volgari su Twitch? Poco. Okay, fortunatamente poco. Allora non dico niente. No, in verità abbastanza. Basta che non fai riferimento a dei orientamenti sessuali o a razze. Ok. Sì, vabbè, le parolacce le puoi dire, dipende. Le puoi dire. Infatti. No. Ok. Non puoi dire bestemmie. Mi porto questo. Ah, beh, certo. In verità, dono. Ok. Cose. Ah. Ci volevi dire la fine? No. Ok, lo siamo. Sì. Conosco se per caso è un villaggio sempre nella giurisdizione del nostro Jarl. Credo di no. No,
No, non lo conosco, no, non no, lo no, no, non è, non è nella giurisdizione okay. sua. 5 incamminiamo? Sì. E allora faccio strada. Ok. Vi incamminate verso il villaggio, dove con un'altra oretta di cammino arrivate finalmente alle porte. Dove? Vedete che la maggior parte delle case sono messe veramente male. Sono abbandonate o comunque non curate. Il tempo ne ha fatte passare molte. Infatti alcune hanno dei buchi sul tetto, probabilmente dalla folta neve che è caduta e che non ha retto il peso, ma una attira poi la vostra attenzione. È una fattoria, ma che ha rotto la porta e mezzo muro della casa, come se qualcosa di grosso fosse entrato o uscito da lì. Vedete che nessuno ha mai riparato quella casa e c'è qualche abitante? Vedete che i pochi abitanti, ne vedete uno, due, vi guardano in maniera molto sospetta, come se non ricevessero quasi mai visite, e non vi rivolgono neanche la parola. Vedete che principalmente c'è una locanda che la luce al suo interno è accesa. Io senza dire nulla a nessuno prendo e vado verso la locanda. Se mi seguono bene, se non mi seguono pazienza. Sì, anche io punterei alla locanda. Ok. Io no. Io sì invece. Perché ovviamente io mi sento tranquillo, perché tanto mi guarda sempre così. E vado un attimo a capire perché questo villaggio è disabitato. Io più che altro cerco di capire perché c'è pericolo a giro. E questa casa mi sembra strana. Ci vado un attimo dentro appena loro entrano in locanda. Io se okay. non mi segui mi giro verso te e faccio: non ci segui? No, noi non vi seguiamo. Aspettiamo qua fuori. Non mi sembra un'idea molto intelligente separarsi ora, però... Ma non vuoi avere una vita? Vi aspetto qua fuori, tranquilli. Arrivo subito. Arriviamo subito. Ok. Ok. Come si fa a dire no alla birra? Ditemi ancora perché lo portiamo con noi. Vabbè, ci hai aiutato finora, è stato utile. È stato bravo a cacciare, dai. Che cos'è la birra? No, ok. Faccio prima loro che vanno alla locanda, poi faccio te. Allora, Elsie, te apri la porta, vedi una locanda sporca, non curata. Un grosso uomo con un grembiule sporco sta pulendo un bicchiere di legno. Sporco. È sporco il panno che sta usando, quindi sì. Vi guarda. Quindi non lo sta pulendo, lo sta sporcando. Esatto. Viaggiatori, da quanto tempo non ne vedevo di qua. Già. Cosa vi porta in questo villaggio? Ok, io vorrei che, cioè, quando guardano me si capisce subito che sono
un mistico, comunque una persona di molta fede, perché ho il classico cerchio di stormi, l'anello di stormi ovunque, sia nei tatuaggi, sia nelle cose. Fogà! Oh, se uno crede... È una vera fede. Fan, scusami. Scusami. Vai giro col ditone. Esatto. Quindi insomma, cioè, nel senso, se la gente si accorge di me, si accorge che sono una seguace di storia. Mm-hmm. Si sta riferendo principalmente al gruppo. Nessuno parla? Mi sentite? Okay. Sì, sì. Viva, sì. Ok. Faccio, sì, veniamo da sud e... Siamo qui per una vita. Sì, anche, e per informazioni. Ok. Informazioni? Cosa potreste cercare qua? Beh, innanzitutto sono parecchio curiosa di capire il perché questo posto è così distrutto, che è successo. Vedi che poggia il bicchiere. Ma tutto questo davanti a una birra, come ha detto la mia guerriera qua accanto. Prende il bicchiere che stava pulendo, ne spilla una, ne spilla altre, ve le dà, ve le poggia lì al bancone. E con aria, mentre si tira il panno sporco sulla spalla, con aria molto seria fa: questo villaggio è stato corrotto da qualcosa che un tempo era un uomo. Cioè? Un eroe. Un eroe, uno straniero come voi, ha fatto quello che vedete a quella casa distrutta laggiù, uccidendo e sbranando i proprietari che lo avevano accolto. Li ha sbranati lui? Quello in cui si è trasformato. In cosa si è trasformato? Esatto. Io sfortunatamente o fortunatamente non l'ho visto. C'è qualcuno che lo abbia visto nel villaggio ancora? Chi ne ha memoria, questo è successo molto tempo fa. Ormai la memoria di questa cosa si è persa. Ma quello che ho detto prima è che questa cosa ha corrotto il villaggio. Quelle due persone che sono state sbranate, un uomo e sua moglie, non hanno lasciato tutto. Infestano ancora quella casa. E quello che è quello che fanno ogni notte è stato il decadimento di questa di questo villaggio. Grida che ti fanno soffrire di un dolore lancinante. Io sono rimasto solo perché ho la mia locanda e non posso andare da altre parti. E quelle poche persone, che anche loro sono ormai troppo vecchie per lasciare la casa,
gli altri se ne sono tutti andati. Sembra un bel problema. Eh sì. Ma come si presentano? Si impossessano di persone? Cosa succede? Personalmente non sono così pazzo da andarci, da andare lì dentro. Nessuno li ha mai visti. Queste grida che vengano da quella casa si propagano per tutto il villaggio. E questo ha delle ripercussioni su tutto il villaggio, evidentemente. Assolutamente sì. Anglorious. I ventosi. Io per caso so se questa se questa manifestazione di queste due persone può essere riconducibile in qualche modo a agli dei. Fammi un tiro, però è complicato perché ti servirebbe la conoscenza adatta. Sempre su religione? Sì, no, su conoscenze, non è religione. Conoscenza solo o conoscenza delle culture? Conoscenza sarebbe conoscenza delle culture su folklore e leggende. Okay, ah, ok. No, sì, è 16. Ok, no. Aslak, per ogni cosa è colpa degli dei cattivi. Intanto Sverri, tu e comunque lo tiro anch'io, ecco. Vai, vai, te tira, poi dimmi il risultato. Sverri, quanto hai fatto la cella prima di su conoscenze delle culture? Io ho fatto 11. Ok, c'ho una conoscenza delle culture. Più conoscenza base, quanto hai a conoscenze? 4. No, allora niente. Quindi fa 15. Sperio, tu entri, sì, okay, in questa casa che ormai è anch'essa ghiacciata al suo interno. Un vento, un vento gelido, quasi più freddo di fuori, ti assale. Un odore di stantio, nonché sia completamente aperta, un odore di morte ti permea e vedi che appena entri al suo interno un uomo ti appare, un uomo di altri tempi, vestito come un contadino, ma con è completamente sbranato. Non ha più una parte, la parte destra del corpo è mangiata. La faccia è completamente sfigurata. E mi fai un tiro paura di 10. Quanto? 6. Ok. Però aspetta, c'ho un meno 2. Però ero spaventato da prima. Sì, esatto. Mi cambia qualcosa, quindi mi dà un più 1. No, no, no. Su questo fatto, su questa cosa non ti dà niente. Ok, quindi ho 4. Ok. Beh, funziona, i punti paura si sommano sempre. Sì, esatto. Sì. Finché non io dormi. Sono già spaventato. Ok. Quindi segnati altri 4 punti. Ok, che tanto non mi cambiano il livello, però questa cosa mi spaventa. E esatto. Appena lo vedo, rabbrividisco più di quanto non sia già infreddolito e me la tiro. Cioè, okay, che cazzo. E scappo subito. E direi che a questa cosa si finisce la sessione.